tricolore, l'abbraccio con la mamma, le lacrime di gioia. Signori, ma sta arrivando la medaglia d'argento. Ho vinto la prima quando ero esordiente 1, quindi all'epoca era tutto un divertimento e adesso invece le cose si fanno già più serie. L'anno scorso ero ancora in fase di recupero dall'incidente, perché comunque sono stato fermo 4-5 mesi. Quest'anno, che finalmente era il mio anno, ho cercato sempre, tutte le gare che ho fatto, di dare il meglio e ho studiato e mi sono allenato per tutto l'anno per questo evento e finalmente sono riuscito a conquistarlo. Un percorso anche adatto alle tue caratteristiche, dove c'era da spingere fino alla morte e tu non muori mai. No, è un percorso adatto alle mie caratteristiche, perché comunque io me la cavo bene in salita e ci lavoro tanto, poi comunque è una cosa che ho da quando sono piccolo e me la sono programmata, la sono studiata fino all'ultimo dettaglio e finalmente poi al secondo giro ho staccato Matteo e Agostinacchio e sono riuscito ad arrivare in solitaria. Maglia tricolore, possiamo dire Parisi è tornato e c'è molto da aspettarsi. Sì, no, io sono uno che ci crede molto in questo sport e comunque credo molto in me stesso, quindi non sbaglio quasi mai un evento e quindi finalmente sono tornato col tricolore addosso. Salita 5 secondi, alla fine hai vinto alla grande, riconfermando che tricolore. Sì, onestamente per l'ultimo giro non stavo molto bene, anzi mi sono staccato, ho battuto il ritmo di Simone e poi qui ho avuto l'occasione di rientrare, ho provato a stare a ruota, ho visto che il ritmo non era alto come il penultimo giro e sapevo che la salita principale, quella più dura, era la seconda che portava gli ultimi box. E poi dopo Simone è uscito dal bosco, non ho capito cosa è successo, si è dovuto fermare col pedalino e io ho guadagnato quei 3-4 secondi dopo in salita, li ho mantenuti, li ho incrementati e niente, sono arrivato qui da solo e sicuramente è stato l'italiano più duro da vincere, perché lo vedo dal tuo volto, non traspare quasi neanche il sorriso dalla tua fatica. No, onestamente ho passato una settimana di merda, se si può dire. Perché la pressione era davvero alta quest'anno e io sono uscito con un podio in Coppa del Mondo, lui ha vinto, quindi più forte era. Eravate migliori, dai. Sì, ce la siamo giocata e è stata una bellissima gara. Chi dedichi di questo mondo tricolore? Sicuramente alla squadra e alla mia famiglia e alla mia nuova famiglia che si è allargata, quindi con la mia ragazza e i genitori, quindi a loro, grazie a loro. Ma dai, è andata bene, abbiamo fatto i primi due giri un po' controllati. Poi io ci ho provato, siamo andati via io e Yuri. A un certo punto sono riuscito a fare anche un po' la differenza al vuoto. Forse ho esagerato un po' troppo l'ultimo giro, dopo il trattapiedi ho avuto un po' di crampi e niente, dai, oggi Yuri è stato il più forte, complimenti a lui. Andreas, terzo posto, oggi era impossibile fare meglio. Ma sai, quando si arriva comunque alla vigilia dell'italiano e si è tra i favoriti, l'obiettivo è sempre quello di portarsi a casa la maglia. Poi su un percorso come questo, al di là della forma con cui arrivavi alla gara, secondo me era molto importante la giornata, perché comunque era veramente devastante, c'era tantissima salita, oltretutto salita dura, c'era poco da dire. In discesa sì, si riusciva a recuperare perché non era per niente tecnico, però era velocissima. Quindi è stata veramente tosta, poi io non sono un gran corridore, quindi a livello proprio di corsa a piedi e nel bosco faticavo parecchio, infatti diciamo che Pippo Fontana me l'ha fatta abbastanza faticare questa medaglia, perché al quarto giro, appena sono riuscito ad aprire il gap su di lui, me l'ha chiuso nel boschetto. E che dire, si sapeva che eravamo tanti favoriti per questo italiano, perché scorsa settimana a Leger abbiamo fatto in 5 nei primi 14, però eravamo tutti compressi in 2 minuti. E sono contento che il livello sia così in Italia, un po' meno per quando ci sono i campionati nazionali, perché comunque
sarebbe più bello, ecco, ci fosse un po' meno livello e forse un po' più facile combattere per la maglia. E niente, dai, la mia forma è abbastanza buona, mancano 7 settimane all'appuntamento più importante dell'anno e mi sto impegnando veramente tanto, sono un secondo anno, penso non avere nulla da perdere e non capita tutti i giorni oltretutto di fare un mondiale in Italia, quindi la mia speranza è quella di portarmi a casa un bel risultato lì e niente, spero che comunque l'Italia si faccia valere. Sara Curtinovis, la dominatrice di questa stagione. C'è sempre la magia del tricolore e poi il mio sogno da quando ho iniziato con le gare in bicicletta e boh, non mi sembra vero. Ascolta, ma quando hai iniziato questa stagione avresti pensato di pedalare in questo modo? Sempre, sempre comunque? No, proprio no. È iniziata bene la stagione, dopo non lo so come ho fatto, però sono riuscita ad arrivare fino all'italiano con tutte solo vittorie e appunto per questo che è un valore aggiunto e non ci credo. A chi lo dedichi questo campionato italiano, questa maglia tricolore? Sicuramente alla mia famiglia, al mio preparatore e alle mie amiche che sono venute qui questa mattina e a tutti quelli che comunque hanno sempre creduto in me sin dall'inizio, prima di questa stagione fantastica. Transita 55 secondi. La Tottesina Greta Seivalda. Ma guardate! Subito dietro! C'è Marika Tovo, Marika Tovo non è assolutamente lontana dalle medaglie, anzi! Si sta riportando su Greta Seivalda. Finalmente tricolore! Finalmente! Sono felicissima perché appunto è da 2 anni che lo rincorro e niente, il tricolore è sempre l'obiettivo clou della stagione e sono contenta che sia andata bene anche questa gara. Era una decisione di squadra di far correre Marika così in forma e tu? No, è stata una decisione sua correre tra l'elite perché comunque essendo l'ultimo anno under giustamente è giusto confrontarsi con l'elite e niente, è stata comunque una scelta sua questa. Eccola qua, si è voltata indietro, non c'è nessuno. Sì, mi riposo un pochino perché le gare ricominceranno ad agosto, quindi faccio un po' di giorni al mare, finalmente. Guardando l'agosto può essere interessante. Sì, sì, perché ci saranno molte gare importanti e bisogna arrivare in forma per forza. Ma c'è chiesto di stare tranquilla, di chiederci fino alla fine perché si può la gara. Sì, perché rimanesse lungo e super agosto durissimo, per quello sapevo di non esagerare subito e di tenermi ancora dell'energia fino all'ultimo e penso che quella tattica poi è stata quella giusta. Allora, prima mi hai detto che oggi ci provavi, che non avevi, non eri in condizione, invece non sono in condizione, nel senso enorme. Che gli allenamenti non ne ho fatti tantissimi, cioè nel senso sì, sono uscita regolarmente, ma niente di duro perché alla fine ad agosto, fine agosto c'è il mondiale e io punto tutto lì, è a Val di Sole, quindi forse spero di fare una bella gara. Oggi sono veramente contenta, nonostante io non abbia vinto, per me è come se avessi vinto. Seconda dietro a Eva Lechner non è facile, soprattutto a 20 secondi è successo solamente arrivare così vicino a lei e sono veramente veramente contenta. Sembra che si inizia a vedere una Marika che conoscevamo 2 anni fa. È difficile tornare alla Marika di 2 anni fa, di 3 anni fa, il 2018. È difficile e io ce la metterò tutta. Ero molto spensierata, molto serena. Devo risolvere tutti i miei problemi mentali, psicologici e poi probabilmente tornerò anche meglio. Dominando
letteralmente. E il tuo giorno, Nadir, goditelo, goditelo, goditelo. È così. Signori, guardate che recupero incredibile ha fatto nel finale. Alle Olimpiadi di Rio de Janeiro è stato il migliore degli italiani, il settimo classificato. Facciamo un grande campione italiano Elite 2021, il re di Belmonte. Come lo accogliete di Belmonte? Fatevi sentire, Nadir Colledani. Nadir, raccontaci quello che vuoi, che gara è stata oggi? Ma è stata, sapevo che era un percorso buono per me, non potevo nascondermi. Però in realtà io ho fatto poco, sono rimasto davanti e i miei amici e avversari di oggi hanno bucato, credo. Io ho cercato di mantenere e niente, avevo la testa concentrata all'ultimo giro, aspettavo l'ultimo giro e poi ho realizzato solo qui. Niente, finalmente posso dedicare a mia figlia Rachele una vittoria che conta, e alla mia compagna, alla mia famiglia, però soprattutto alla piccolina che sono stati mesi lontani da casa e niente, da orgoglio e soddisfazione, comunque la maglia tricolore per me è sempre da portare alta nel mondo, ecco. Luca, ci credevi, tanta sfortuna. Sì, beh, sfortuna succede una volta quando due volte, un po' forse non è sfortuna. Diciamo che io mi sono allenato moltissimo, ero un po' ingolfato ai primi giri. Ce ne vanno sempre tutti dopo la premiazione. Probabilmente anche per questo ho bucato il primo giro per provare in discesa. Cosa dice questo tuo ragazzo, uno dei tuoi? Dopo la seconda foratura, vabbè, non ci stava proprio perché ho bucato in salita, quindi c'è qualcosa che non doveva succedere. Dopo gli ultimi giri andavo bene, però quasi abbastanza sulla fortuna. Però dai, però sono comunque felice, la gamba è veramente forte. Fra due settimane sono sicuro che sarà il top. Diciamo che ci sono le scelte fatte da Mirko Celestino, si stanno rivelando quelle giuste. Sì, a me dispiace un po' per mio fratello, in realtà è andato fortissimo in Coppa del Mondo. È arrivato un po' tardi, ma non per colpa sua. Sappiamo un po' tutti cosa è successo, che è stato fermato per Covid, che non aveva neanche lui, aveva i compagni di squadra, ha perso due prove di Coppa, ha perso le selezioni. E quindi così, però adesso sta dimostrando di andare veramente molto forte. Sì, per lui mi dispiace, però sì, le scelte sono delle. Secondo me andiamo tutti e quattro veramente molto forti, quindi era difficile anche per ci scegliere, ed è giusto così, dai, la scelta è stata giusta e là faremo squadra e daremo il massimo di noi. Anche per te è una giornata un po' sfortunata, però ci sei. Sì, no, una grande condizione, poi sfortuna, quando si fora non è sfortuna, cioè Nadir guidava più pulito, se l'è meritata e... Certo, forse la prima che ho forato ho preso un chiodo e non ci potevo fare niente, però dopo lo stesso sarebbe stata una gara dura. Lui va veramente forte, l'ha dimostrato anche nelle altre gare. E così, io ci tenevo a fare una grande gara oggi perché, sì, non facendo le Olimpiadi, cioè volevo almeno provare a vincere l'italiano, però è andata così, mi farò più avanti. C'è il mondiale Val di Sole, adesso la testa è su quello. Niente europeo? Sì, c'è anche l'europeo prima, ovviamente, sì. La MMR Factory Racing Team, da Friuli Venezia Giulia, Nadir Colledani. Ed è Massimo Ghinotto, che è responsabile del settore fuoristrada Federazione Ciclistica Italiana, che consegna la maglia tricolore. Eccola qua la maglia tricolore che sta per essere indossata. La medaglia d'oro sarà consegnata dal CT Mirko Celestino. Ah, che bello. Eccola qui la medaglia d'oro, poi arriveranno gli omaggi floreali. Questo è l'ultimo podio di una meravigliosa due giorni di Belmonte. Ecco gli omaggi floreali, facciamo più forte l'applauso Belmonte, dai!